scenderei un po' dall'empireo della grande politica e mi calerei proprio su Roma, la città che dovrà essere migliorata da questo statuto. E quindi ora pongo una domanda a Pierangelo Massaro. Migliorare una città vuol dire andare sul pratico. Roma ha un esercito di 60.000 quasi dipendenti tra municipalizzate, comuni, polizia municipale, aziende collegate, parchi. In questi giorni vediamo che, come al solito, viene messa la tagliola, il cappio al collo dei romani, perché sotto cartella di rifiuti si lasciano i bidoni pieni, come a dire, lasciamo i pieni di monnezza, così poi corrono a pagare, perché servono i soldi, dobbiamo pulire. Insomma, con questo statuto finiranno i ricatti, si riusciranno questa dirigenza scorretta a mettere in riga, si cambierà qualcosa? Allora, sicuramente con queste modifiche costituzionali che noi auspichiamo ci saranno in breve tempo, nel più breve tempo possibile, sicuramente ci sarà un nuovo assetto istituzionale della città. E quindi possiamo dire chiaramente ai cittadini che con un nuovo assetto istituzionale avremo certamente una capitale d'Italia che avrà i poteri necessari per esercitare al meglio le proprie funzioni nell'interesse della collettività. E dall'altra anche i municipi, che ricordiamo essere territori di grande vastità e di grande densità di popolazione, avranno un'autonomia soprattutto di bilancio, ma anche di azione politico-amministrativa, che consentirà per l'appunto ai singoli municipi di andare a intercettare le esigenze dei cittadini e soddisfarle. Per quanto attiene invece il tema da lei sollevato, è chiaro che la questione rifiuti e l'emergenza rifiuti è un'emergenza che non è mai finita a Roma e non è stata assolutamente gestita come meritavano i romani da parte dell'amministrazione Raggi e del Movimento 5 Stelle. E questo va detto con estrema chiarezza. Noi oggi ci ritroviamo il prodotto, il frutto di una pessima amministrazione, dove i rifiuti sono il biglietto da visita e la gestione dei rifiuti sono il biglietto da visita attraverso il quale noi ci mostriamo, ci presentiamo al mondo. E allora il mio auspicio, e naturalmente quindi anche contenuto del programma elettorale di Forza Italia Roma, sarà quello tra i primi punti di occuparsi della gestione rifiuti in maniera seria, competente e assumendoci veramente le responsabilità di una città che merita di essere governata non da dilettanti allo sbaraglio, ma da persone serie, trasparenti e competenti.